Fermata Milano Tibaldi, Università Bocconi. I simboli dell'eccellenza, eccoli tutti qua. Allora, dopo la grande inaugurazione dell'M4 avvenuta pochi giorni fa, sono qui per inaugurare un'altra grande opera per Milano, una stazione che è fondamentale per il collegamento di Milano e tutta la Lombardia. Non solo, questa... Senti? Sì, dobbiamo rammentare che questa nuova stazione permetterà il collegamento con la metropolitana che porta direttamente all'aeroporto di Linate e quindi comodamente i signori che abitano qua prendono il loro trolley, vengono qui sulla stazione, prendono il treno, qualche fermata, raggiungono la metropolitana e vanno a Linate. Da lì hanno le porte del mondo aperte, quindi questi signori possono direttamente andare in giro per il mondo con il loro bel trolley. Dall'altra parte, proprio nei giorni scorsi, dicevo, abbiamo inaugurato questa nuova linea della metropolitana, che sarà una grande operazione infrastrutturale assieme a questa, perché ancora una volta rendiamo Milano al centro del mondo. 22 milioni gli investimenti per questa stazione, un progetto partito nel 2020 quando ero presidente della Commissione Trasporti della Camera, che mette al centro, come vi dicevo, l'eccellenza milanese in generale chiaramente, ma la Bocconi, una delle grandi eccellenze italiane in giro per il mondo. Sì, perché gli studenti potranno venire alla Bocconi e non risiedere per forza a pochi metri dall'università, ma grazie a questa importantissima infrastruttura avere case magari ha una disponibilità economica un po' inferiore, quindi permettere a tutti quanti di poter frequentare anche un'università così importante a livello mondiale. Perché? Perché noi crediamo nella formazione, crediamo che i nostri giovani possano acquisire sempre più conoscenze anche grazie alle nostre eccellenze. Una stazione che è il fulcro delle eccellenze milanesi perché, come vi dicevo, collega l'aeroporto, l'Università Bocconi, lo IULM, un'altra università, MIND, una grandiosa opportunità per Milano, Lombardia e il nostro paese. Insomma, questa è la stazione delle eccellenze in una città eccellente, in un paese altrettanto eccellente. Insomma, grazie ad una progettualità che è durata anni, oggi stiamo vedendo un sacco di frutti che rendono eccellente il nostro paese. Ciao.